Una strategia di day trading che ha generato 76.000 dollari di profitto negli ultimi 4 anni sulle meme stocks. Benvenuti a tutti ragazzi, oggi vi faccio vedere una strategia di day trading basata sul time frame a 30 minuti che abbiamo creato e provato sulle meme stocks, quindi le azioni molto discusse in questo periodo sul noto Reddit. In particolare vedremo AMC, GameStop, Snap e BlackBerry, e le vedremo nel video di oggi. Prima di tutto andremo a vedere quelli che sono stati i risultati generati dalla strategia su GameStop, che è il titolo re delle meme stocks. Una volta che poi abbiamo stabilito quella che è la strategia di base, gli indicatori utilizzati, ovviamente non esiste una strategia senza regole di ingresso, regole di stop e gestione del rischio, per cui andremo a vedere anche questi aspetti all'interno di questo video. Rimani fino alla fine perché andremo a vedere solamente al termine del video quello che è stato il risultato complessivo ottenuto dalla strategia sul basket delle 4 azioni. Questa ovviamente è una delle strategie di day trading che si può applicare, si possono fare tantissimi miglioramenti, cambiare time frame, cambiare velocità degli indicatori. Se ti interessa imparare molte altre strategie di day trading, guarda il link in descrizione, troverai il mio corso di strategie di day trading. Cominciamo quindi a vedere le statistiche del titolo GameStop, che è stato il titolo re delle meme stocks che ci ha dato i risultati migliori con questo tipo di approccio. Prima di tutto, come potete vedere, già da solo è riuscito a generare un profitto di oltre 22.000 dollari, ma come ci aspettavamo, ovviamente, pur rimanendo in positivo, come puoi vedere nel grafico, in tutti e quattro gli anni, praticamente dal 2018 al 2021, che sono gli anni in cui l'abbiamo testato, ovviamente l'esplosione di guadagni ce l'ha avuti nel 2020 e nel 2021, dove è esploso il caso Reddit e quindi il titolo è letteralmente decollato. Infatti nel solo 2020 e nel 2021, utilizzando un capitale di 10.000 dollari, è stato in grado di generare 12.000 dollari nel 2020 e 10.000 dollari nel 2021, per cui praticamente un 100% di rendimento per anno. Molto interessanti poi i risultati tra rapporto rischio-rendimento e profittabilità. Infatti con una profittabilità intorno al 37%, quindi vuol dire che la strategia su 100 operazioni poco meno di 70 le va a sbagliare, per cui anche in questo caso, come possiamo vedere, non è importante che la strategia prenda tutte le operazioni e le porti a casa tutte in guadagno, ma l'altro fattore importante da considerare è proprio il rapporto rischio-rendimento, che in questo caso si aggira intorno al 3,89, quindi vuol dire che la strategia per ogni dollaro rischiato è in grado di generarne quasi 4, per cui sicuramente un risultato estremamente interessante. E da questi numeri ovviamente non si scappa. Più la profittabilità è bassa, maggiore deve essere il rapporto rischio-rendimento affinché la strategia sia in guadagno. Potete vedere come GameStop, in giro di questi 4 anni, con le condizioni che gli abbiamo dato alla strategia, ha effettuato circa 65 trade. Come dicevamo prima, sempre con una profittabilità intorno al 40%. E risultato anche interessante vedere che è riuscita a generare una media di 345 dollari per trade effettuato, che è sicuramente una media molto interessante considerando il capitale utilizzato. Un'altra statistica importante da verificare all'interno della strategia, e in particolare sul titolo GameStop, è stato il maggior guadagno e la maggior perdita. Infatti, come potete notare, il guadagno del miglior trade si è aggirato intorno agli 8.730 dollari, mentre la peggior perdita si è fermata intorno ai 3.500 dollari. Quindi possiamo vedere come la strategia, quando guadagna, guadagna molto di più rispetto alla perdita. La strategia lavora in maniera molto semplice, ma allo stesso tempo estremamente efficace. Siamo partiti da un'idea di sfruttare il momentum.
in intraday. Nella strategia abbiamo usato essenzialmente due indicatori. Prima di tutto l'indicatore principe, che è stato il ROC. Se non lo conosci, il ROC è l'acronimo di rate of change e va a misurare la variazione di prezzo dal periodo corrente a un periodo preso di riferimento ed espresso in percentuale. Ed è proprio l'indicatore che faceva il caso nostro per calcolare il momentum. Siamo andati ad utilizzare una combinazione di tre ROC. Un ROC a 20 periodi, quindi misura la variazione in percentuale di prezzo tra il periodo corrente e 20 periodi, successivamente poi un 50 periodi e un 100 periodi. Sul ROC a 50 e a 100 siamo andati ad applicare poi una media mobile a 10 periodi, che ci servirà come condizione d'ingresso. Le regole d'ingresso per la strategia sono estremamente semplici. Prima di tutto abbiamo stabilito dei parametri temporali. Infatti, essendo una strategia che doveva lavorare in intraday, prima di tutto gli abbiamo imposto di non aprire operazioni dopo le 21:50 orario italiano, perché infatti alle 22 chiude il mercato americano, per cui volevamo essere flat alla chiusura del mercato americano. E poi abbiamo stabilito che la strategia dovesse lavorare solamente nelle prime 2 ore di mercato, per cui dopo le 17:30 italiane ovviamente la strategia non aprirà più alcuna posizione. Dopo aver stabilito dei parametri temporali, siamo andati a lavorare sull'indicatore. Dato che ROC è un indicatore che mette a confronto quello che è il prezzo con il prezzo di un periodo passato, può oscillare sopra e sotto la linea dello zero. Infatti il ROC ha una linea centrale che ci va appunto a indicare lo zero. Per valori superiori allo zero ci indicherà un momentum rialzista, per valori inferiori ci andrà ad indicare un momentum ribassista. Per cui siamo andati a settare il ROC più veloce, quindi quello a 20 periodi, in modo che ci desse un filtro, andando a creare una zona neutrale. Per cui per entrare in posizione il ROC a 20 periodi doveva trovarsi al di sopra di 2. Nello stesso tempo il ROC a 50 e 100 periodi dovevano trovarsi al di sopra della loro media mobile a 10 periodi. Per cui per andare a riassumere, le tre condizioni affinché la strategia entri in posizione sono che il ROC a 20 periodi deve trovarsi sopra a 2, che il ROC a 50 periodi si trovi sopra la sua media mobile a 10 periodi e che il ROC a 100 periodi si trovi sopra la sua media mobile a 10 periodi. Per uscire dalla posizione, infine, abbiamo deciso di non utilizzare uno stop loss monetario, ma bensì di utilizzare nuovamente il ROC a 20 periodi. Per cui quando il ROC a 20 periodi scende sotto il meno 2, l'operazione va chiusa e quindi la strategia va a chiudere l'operazione. Avendo stabilito anche dei parametri temporali, ovviamente nel caso in cui il ROC a 20 periodi non scende sotto il meno 2 in chiusura di mercato, l'operazione va chiusa a prescindere in qualsiasi posizione si trova. Infatti avevamo stabilito che la strategia dovesse andare flat nella fine della seduta di mercato americano, essendo una strategia che ovviamente lavora in intraday. La strategia ovviamente può essere perfezionata, migliorata, cambiata in tantissimi modi, però ovviamente per andare a impostare una strategia o cambiare indicatori su una strategia, questi indicatori e come funzionano li devi conoscere. Io sono un analista tecnico e se tu anche vuoi imparare ad utilizzare l'analisi tecnica per creare una strategia, ti lascio il link in descrizione del corso di analisi tecnica. Bene, come ti avevo promesso all'inizio del video, ora ti mostro quelli che sono i risultati combinati che la strategia ha dato sui 4 titoli, che ti vado a ripetere: sono MC, GameStop, Snapchat e BlackBerry, quindi tutte meme stocks. I titoli nel complesso hanno generato un profitto assoluto di $76,292, un risultato incredibile, generando un guadagno medio in percentuale del 190%. La strategia su questi titoli negli ultimi 4 anni ha aperto circa 291 operazioni, andando a avere una profittabilità vicina al 40% e ottenendo un profitto medio assoluto di circa $260 per operazione.
Bene, siamo arrivati alla conclusione del video, ti lascio in descrizione tutti i link utili, iscriviti al canale e se ti piace questo format di laboratorio di strategie, lasciaci un commento in cui ci chiedi cosa vorresti vedere. E mi raccomando, condividi questo video con i tuoi amici per fargli vedere che risultati strabilianti ha ottenuto la strategia lavorando sulle meme stocks. Ciao!